Aspetta, quando è che bisogna disattivare l'abbonamento? Metà agosto, fine agosto. 60 Ah, giorni vabbè, da oggi. allora. Dovresti riuscire a fare i primi due. Questo non riesce a streammarmelo, vero? No, è impossibile. No, questo no. Ok, niente. E allora senza volume. No, no, Ricordi non solo ci riesco. memoria. Che vuol dire ricordi suoni a memoria? Non ci sono i suoni da sentire. Come Che devo no? fare? Ho Una tutti i partita, diapositi. opzioni. Aspetta, che sono indietro. Allora, intanto opzioni, metti schermata intera, sì, volume quello lascia lì, configura quello Ma devo lì. giocare difficile? Nuova partita, fai come vuoi. Quanto è difficile? È difficile. Difficile. Cioè che magari arrivi un nemico forte, ti ammazza un paio di volte e poi lo fai, per dire. Però non lo so, questo è sulla mia... Capito? Sulla mia persona, no? Gli dei dell'Olimpo mi hanno abbandonato. Difficile, perfetto. Vabbè, ma non c'è una grafica brutta. Ma il problema non è la grafica, per me sono le inquadrature che cambiano. Ma anche il gameplay è super fluido, i tasti Ora li non premi, c'è vanno più giusti, speranza. non ti si incastra nei comandi. E Kratos si lanciò dalla montagna più alta di tutta la Sì, Grecia. PS2 è uscito tipo nel Ma 2004, questo è credo. PS3, Dopo attenzione. 10 anni di No, sofferenze, il gioco è 10 PS2 e anni questi di filmati erano PS2. interminabili Poi incubi, l'hanno tutto ciò stretciato che... per Aspetta, arrivare che la in tipa sta a PS2. parlare. La Sì, stai morte parlando. l'avrebbe salvato dalla follia. Ma non era sempre stato così. Ma perché sei buttato da una scogliera e ha Un fatto tempo tartufo? Kratos era il prescelto degli dèi. 3 settimane prima. Luride creature, vi rispedirò nelle profondità dell'Ade. Dai, Dario. Boh. È così che iniziava God of War. Ah, sì. Comunque si vede bene dopo PlayStation Now. Ah, è vero che stai giocando. Dopo quanti anni è uscito? 3 anni fa, ormai l'avrà sistemato, giusto? Oh, ma mi fanno male! Ah, ti dico subito i comandi, sennò passano 7 ore col tutorial. L1 pari. E analogico sinistro schivi. Destro, non mi ricordo. Uno analogico schivi. Quanto cazzo è alto il volume? 7. Diego, stai morendo, madre. Ho capito, ma è difficile, oh! Ah, se Ci tieni sarà una premuto combo dei tasti che mi triangolo. aiuta a non morire? Allora, tieni premuto triangolo, lanci in aria al tizio, poi premi cerchio e spam. Però devi prendere il Dashi, sto tizio. morendo a livello 1. Ma chi è qua sotto? No, vabbè, no, no, vabbè, dai, raga. Ho capito che è difficile, ma non può essere così difficile. È difficile. Tu mi hai detto quanto è difficile, difficile, ti ho detto difficile, che te devo. Tieni premuto il triangolo per Ma ne lanciarne una. prendo uno! Eh sì, poi cerchio, spam. E poi tu non lo tieni premuto. Oh, ti ho dato anche uno di vita, incredibile. No, da... No, no! Comunque devi parare e schivare, die. Ma sono morto nel tutorial! Parare e schivare. Ma quando ti dico di premere triangolo, tu lo premi fino a che fa la mossa e poi lo lasci, vero? E? Però? Dai, è troppo difficile, è difficile. Basta, metti a normale, puoi farlo nelle impostazioni senza uscire. Usciamo. Gli dei dell'Olimpo mi hanno abbandonato. No, voglio skippare però. Ma Bastava andare nelle impostazioni e abbassare la difficoltà, la puoi fare da... che cazzo capito? dici? Ho capito, tu non mi lasci il tempo di pensare. E messo Ho normale. visto Wade. Poi adesso non è meglio che non mi metta fuori Ora non c'è 140 più minuti sicuro. speranza. Cioè dice che si può mettere anche su E Windows Kratos si lanciò dalla PlayStation Now. montagna più Ah sì, è alta di vero. tutta la Non ci avevo Grecia. pensato. Quindi lo potrei condividere. Sì, vabbè, Dopo prossima 10 magari se anni ci di voglio. sofferenze, Hai mai giocato un 10 anni DMC? di incubi,
interminabile. Sì, giocai l'1 che dietro col Prime. Poi era il 2, mi ricordo. Salvato dalla follia. Il problema è che è un po' noiosetto. No, il bello dei GOV è che durano 4-5 ore se li giochi sapendo se dove andare. Se li giochi a facile. Un tempo no. Kratos era il prescelto degli dead. Facile, 2 ore, Kratos era the dead of the dead. Quasi 3 ore. 3 ore ci hai messo. 3 ore. Profondità dell'Ade. No, noiosetto in live, ragazzi. 0 sei da ma. Ma una. Vediamo adesso se vanno giù. Comunque le combo sono vedi se tieni premuto e poi spammi il cerchio, continui a prendere e lanciarlo. Ma il cerchio in che giro. Cazzo vuol dire? Non il cerchio la ferra, no. Sì, quando lo lanci in aria e tu ti lanci con lui, devi fare questa combo incredibile. Ok, tieni lo premuto. Ma allora, che cosa? Allora te lo faccio fare quando c'è il nemico singolo, che è più facile. Perché è fondamentale quella mossa lì per quando incontrerai gente più incazzata di questi poveri cristi, che poveretti era lì. Stanno facendo la crociera, questo arriva. Oh, cerchio spam. Oh, cerchio spam. Ma che merda, vedi? Così, ma che gioco è? Dai. Questo è per uscire da una situazione difficile e ammazzarli se sei in fin di vita, come era prima. Adesso non è questo il caso, però. Mi stanno comunque rompendo il culo. È perché non pari. Quando loro fanno una mossa che spinna. Ma da quando è che si para su God of War? Da quando c'è il contrattacco, le cose, Diego, però. Porco Dio. Perché sta attacco che t'ha fatto? Guarda quanti ne prendo. Sì, sì. Ma infatti è bellissimo. Quelli lì sono tipo 3 volte quadrato e una volta triangolo, fai quell'attacco. Se invece finisci la combo del quadrato, fa quella mossa lì che li lancia in giro. Perché c'è la combo. Okay. Adesso non mi ricordo quanto è, tipo 4-5 volte quadrato, oppure 3 volte quadrato, una volta triangolo. Ma come mai usate? Spammavo combo, però, cioè. Io come faccio? Come faccio? Ma devo tenere premuto qua, mica mi ricordo. Ma che sono le cose rosse? Devi prendere tutto, Diego. Devi rompere qualsiasi cosa. Se rompi qualsiasi cosa, appena arrivi, puoi potenziare le spadine. Aspetta, ma cosa è andato avanti? O è una zona segreta? No, no, è giusto andare avanti. Allora aspetta, ho skippato una zona. No. Triangolo per rompere tutti i lettini. Io bomba in stato spammavo combo. Però mi pare un po' esploitabile questa cosa in questa maniera, no, quasi possono giocare visual novel con giapponesi pazzi hentai. Triangolo per spaccare i lettini. Rompi. Come tutti i triangolo? Lettini. I lettini, niente lettini. Ma dai, Dashi, ma che ne sapevi? Sto scherzando, sto scherzando. Ma poi che ne sapevi? Sto scherzando. Perché se non schiacci triangolo magari non prende quello sopra, invece triangolo la mossa e prende qui. Sta attento. Esatto. E visto quando fai la parata perfetta, fa quell'animazione lì. Infatti. Però vai, mi prende lo stesso! Capito. Quando faccio l'animazione perfetta, che succede? Niente. Perché qua sei all'inizio. Quali sei all'inizio? È che non hai ancora i poteri, non è nulla. Però non mi ricordo nemmeno quali ci sono nel primo. Aspetta, mercato. Minigioco! Sì. È difficile questo, Porca madosca! L'ho spaccato de botte! Attenzione, ci prova. Ci prova a fa che?
Ma vuoi che ti dica dove ci sono i segreti, le cose, o ti lascio proprio stare, tranquillo, fai il cazzo che ti pare a te? Mi è sembrato di vederlo, ha saltato lì sopra, secondo me c'è il segreto, vero? Ah, Dashi, quando stai zitto, In realtà è la strada normale. Come è la strada normale? Sì, solo che tu stai saltando al posto di passare da destra, dove c'è la strada precisa, già fatta. Da destra. Da... è presente il braccio, quello che è collegato alla spalla, però dalla parte destra, in quella direzione lì. Ecco. Volendo puoi saltare se sei uno speedrunner per skippare tutto. Capito? Poi ci sono gli speedrunner che in realtà glitchano il gioco, si buttano dalla nave, cadono nel mare, arrivano a un livello successivo. Tutta una roba strana. Ma stai scherzando? No, no. Ma qua c'era il segreto, quindi? No. Sì, fammeli via tutti, però fammi, dimmi, qua c'è un segreto, così cerco di trovarlo. Ok, vabbè, alla fine quando lo sai, cioè non è che ci siano enigmi, roba. Ogni anfratto è percorribile. Esatto. No, cosa? Sta lontano, sta più lontano. E vedi, quello è un anfratto. Vieni verso... Ma ci stanno le quest? No, ogni volta che arrivi in una zona che c'è la camera che non ti fa vedere l'altro lato, tu vai sempre dall'altro lato, sempre. Perché? Perché non si sa mai, magari c'è qualcosa. God of War. Butti, capito? C'è God of War. Sì, sì, è proprio lì, ti aspetta. Questi come faccio a prendere? Gli umani ti danno vita, sempre col cerchio, esatto. Quindi Kaioken, tienili nel caso ti servano per recuperare vita. Anche quelli col cerchio, sempre. Come faccio a targhettare un nemico? Non puoi. Non c'era ancora, non l'avevano inventato. No, no, ma non c'è, perché hai armi che fanno attacchi ranger, non ha senso targhettarlo. Anzi, più spinni, più nemici colpisci, meglio è. Quindi se tanti nemici conviene fare attacchi magari destra, sinistra e continui a girare mentre attacchi, capito? Ma li devo ammazzare o devo aprire ste cazzo di porte? Non sto a capire. Fai come ti pare. Qua c'è un bug incredibile che ti permette di skippare tutta sta zona, è assurdo. Diego, ma come mai stai copiando Raiden di Player Inside portando anche tu sto gioco? Tutti, cioè tutti quest'anno l'hanno fatto, vado ma fuori. Lo sta facendo anche... Anche? Il fazzone. Sì. Sì, lo stanno a fare tutti, quindi decidete voi chi sta copiando. Ma sarà che dovrebbe uscire quello nuovo a fine di quest'anno o a inizio anno prossimo, quindi capito, c'è un po' di hype per la saga, boh. E poi... Poi? Ho giocato Tunic, ho copiato Dario. Che te l'ha consigliato? Sì, ma poi lo volevo fare da tempo io Tunic. Quando è uscita la conferenza di Tunic ho detto che cazzo il gioco della Madonna è. Ma non ci sono più gli umani da squartare? Alcuni sì. Ne ho visti qualcuno che girava. Ti succhio. Ma mi sa che sono spariti tutti, sono buttati a mare. Marco Dio. E però fa lo stesso attacco sempre, Diego, cioè fa sinistra, destra, centro, cioè... Oh. È vero, fa sempre lo stesso attacco. Eh sì, sono giochi vecchi, oh! Per i nemici erano quelli. Come faccio a schivare questo? Parare. Quando all'ultimo pari fa la parata perfetta. Anche il morso la parata perfetta. Invece la botta in terra no, perché fa danno ad aree. Ok. Che poi bello. Lo dovrei aver ammazzato, mo. Non lo so. Il bello di.
alla fine della serie è che quando tu pari non ti fa l'animazione, si ferma e fa la parata subito, capito? Vabbè, qua sembrava tutt'altro, però non... Facci te Poseidone. Poseidone? Allora, perché qua... No, perché Ocelot ultimamente so... parecchi me l'hanno detto. Quindi... Devi stare allerta, un po' succe la Susnatten. Ma che cazzo vado? Nel buco? Però aspetta, in che senso tutti? Due persone. No, tu... cioè... aspetta, vedi di recuperarli tutti. Vedo. Cosa? I giochi. Tutti God of War prima di giocare quello nuovo, capito? Tutti. No, non mi vado a fare pure quello nuovo. Quello là, la grafica ultra. No, tutti. Perché per PS2 c'era questi, poi per PS3 è uscito il 3, però c'era anche per PSP. Ascension. No, quello è PS3? Sì. Oddio, PS3, PS4, mi ricordo. Se ricasco un'altra volta là dentro bestemmio la madonna. Ah, ma se li spacco non mi danno niente, ma dovrebbe essere la cosa più bella. Ma... ma perché? Il problema del primo era che se si allontanavano troppo, cioè se moriva lontani da te, ecco qua cadi, occhio, perfetto. Se si allontanavano troppo da te non ti dava le sferette rosse. Capito? Questo cadi perché? Perché non è quadrato come quell'altro, quindi non si può pigliare. Qua c'è un segreto. L'ho passato? Non lo so, nella live no? Sì, lo stai passando. Ah! No, Diego, ma sarà pi... bibi. Dov'è il segreto? Stavi andando. Ma è una prospettiva del cazzo. Lo so, infatti sono bastardi. Poi stai molto attento. Ma che segreto che è? È un segreto. Che quando c'è la congiunzione dei legni, degli alberi, lì si scivola molto facilmente. Quindi adesso ti ho messo più ansia, stai molto attento, capito? Ma una volta che prendo il segreto non ci devo ritornare, vero? No, basta. Se muoio. Se muoi, se muori sì. Quello intendevo. Perché salva checkpoint. Mi gira la visuale, porca madosca di... Bravissimo. Quello è forte. Incredibile. Sei tu. Le visioni erano reali. Gli dei mi avevano avvisato che il prescelto sarebbe venuto a salvarci dall'Indra. Ma è troppo tardi. Siamo in trappola. Ma lui sta su sta nave perché si è buttato dalla scogliera? È atterrato sulla nave? No, lui si è buttato dalla scogliera perché è il futuro. 3 settimane prima di quella cosa lì stava succedendo questo. Quindi noi stiamo vedendo cosa è successo per far arrivare Kratos a buttarsi da quella scogliera. Ma è difficile da comprendere però questo salto temporale, eh? C'è scritto 3 settimane prima. Proprio c'è scritto 3 settimane nel mare Geo... Devo togliere la memory card? No, che togli? Soffia. Comunque io mi ricordo di aver finito... L'1 è quello che finisce contro Ares, che sono giganti? Sì. Ok, il 2 non l'ho mai giocato. Il 2 è bellissimo. Non come il 3, perché è sempre andato migliorando, però... Nel 2 non ci stanno tipo gli... E gli eroi là, gli eroi tipo Achille, questi qua. Ce n'è uno. Sì, comunque c'è un po' tutta la mitologia. Che poi ha fatto un bella po' Dave, grazie per i 20 anni, grazie caro.
poi? Sì, 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 c'erano. C'erano anche le parche. Era il 2 che c'era le parche, sì. Oddio. Sì, era il 2, sì, 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 sì. Ma mi hanno spezzato il coso. Bisogna stare attenti, E ma dove vado? Qua anche c'è un glitch per saltare tutto, però è difficile. Ma dove vado? Devi fare la roba della cassa, Adi. Vuol dire? È perché è un mondo magico. È respawnata. Quindi quando la cassa si rompe, si torna indietro nel tempo e... Tuc! Hai visto? Ovviamente questa cosa te la dirà all'infinito. Vabbè, però... è già 2 hit. Tutti. Tutti. Sì. Porca... Dai, raga, ma che gioco di merda! Mi fai vedere il tutorial ogni volta. Sì, 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 perché devi imparare. Perché quando sbagli, non è che magari hai sbagliato per il tempismo, no, perché non hai saputo fare il calcio. Ciao, Bog. Bravo. Comunque, se vedi, loro hanno un tempismo, cioè tu devi... Sti cazzo. Esatto, proprio così. Oh. Taglie. Dai, regà. Sai le bestemmie quando te la rompeva anche eri qua sotto? Tu ne avevi le bestemmie che tirano. Quello lì a destra e a sinistra tira le frecce del merda. No, The Witcher 3 è andato perché sono troppe ore di gioco. Quanto ci avrei messo se non avessi finito? Un anno? E te avevo fatto il calcolo. Cioè? Un'ora al giorno, sono 120 ore di gioco, quindi sono 120 giorni. Fai più o meno quei 4 mesi tutti, secondo me. Ma un'ora al giorno non è vero. Pause. Come no? A che ora è iniziato questo? Alle 8. Dov'è la chiave? Che sta succedendo alla tipa? Volendo potevi tornare indietro e salvare lì, però non lo so, vedi tu se... Ma la tipa non si può salvare? Questi col cerchio falli sono 5 di 3 ore. E in più col cerchio ti dà anche le palline rosse. Così invece no, a meno che non sei vicino a loro. Esatto, tac. Li butti giù tutti e via. Poi se sono in 10 vai con le spade. Però se sono pochi col cerchio fai prima. Oppure skippi tutto. Dio Cristo, sono troppi. Che madò. Controlla... No, Dio. Che sopra so che c'è roba. Però qua non mi ricordo. Ehi! Diego, se non attacchi finisce male qua, Come faccio? Non va in diagonale! Sì, va sotto, fai sotto. Sotto col triangolo. Il triangolo fa la spazzata. Aspetta, uno ha scritto l'ultimo God of War, cosa? Vedete? Si trova su Steam, eh? L'ultimo intendi quello uscito per PS4, sì. Ma sì, adesso casco, devo ricominciare dalla... Cosa? Perché c'era... Cosa? Ma dall'altra, cioè... Di qua? Ma sì, adesso casco, devo ritornare al checkpoint! Sì, Mi stai scherzando? Da gioco antico? È abbastanza. Ma per via sti cazzo dei cosi rossi che non servono a niente. Fondamentali, Diego, sono fondamentali. Perché? Questi. Perché il gioco non ti dà tutte le sfere rosse per potenziarti tutto. Quindi già è difficile potenziare quello che vuoi potenziare tu. Se poi li missi, ma non come ti devo attaccare qua? Sì. E il ballo che andava di là che dove andava? È una trappola. Sti stronzi.
Oddio, questo mi ricorda il gioco dei Lion, lo ricordi? No. Che c'erano le tre porte. Ripeto, Bugs Bunny Lost in Time l'ha portato da The Live. C'era il secondo Bugs Bunny Lost in Time con Taz. L'avevo fatto, ma non l'ho mai finito. Però sì, lo portai. L'hai quittato la prima live perché ti ero sul cazzo. Poi è un potenziamento, ma aumenta la forza? No, gli occhi ti aumentano la vita. Le piume e la magia, più avanti, poi dopo, capisci un attimino. Quante volte l'hai giocato sto gioco? Boh. Tu conta, hai preso la PS2 con King Kong Kratos, e distrussi quel gioco all'infinito. E poi uscì questo e distrussi anche questo all'infinito perché avevo tipo due giochi. Terrorizza i miei mari da poi quando uscì il 2, figurati, il Day One, 60 euro. Avrai bisogno d'aiuto. Ti servirà il potere degli dei. King Kong è il giocone della Madonna. King Kong lo giocai talmente tante volte che quando arrivavo in una zona lanciavo le lance perché sapevo il percorso che facevano i dinosauri, quindi le lanciavo prima di vederli e li beccavo al volo. Perché mi stai aiutando, Posidone? Se poi alla fine sono tutti quanti dei papponi. Perché adesso ti spiegheranno tutto. Qua c'è la magia infinita, credo. Fa vedere? No. È dopo che c'è la magia infinita. Mi serve la vita però. Non so perché si buggava sempre la missione del T-Rex, quella dove dovevi scappare dal T-Rex in una zona. Si buggava sempre la missione di merda. Che cazzo sono? In teoria vuole farli tutti e tre, giusto? Sì. Il primo, il secondo e il terzo, ok. Sì. Dici, peggio di Tunic non si può andare. Fa vedere? Oh, per adesso il doppio, rispetto a Tunic. No, il doppio non tranquilli. È vero. Come no? No, il doppio non è vero. Vabbè. Le Tunic erano 400. Eccola la magia. Sì. Comunque conviene salvare sempre dopo, hai preso le cose, sennò quando muori devi riprendere tutto, una rottura di coglioni. Indietro! Indietro! Allontanatevi! Ho visto anche 2,40. No, 2,40 mai, raga. Riesce a guarire le altre! No, io... No! Non usciremo mai di qui! Spacciati! Siamo spacciati! Siamo già morti! Salvami! Non credo. Ma poi un cosetto così piccolo si è mangiato, ma perché? Ha fame. Ma è piccolissimo, non gli dà carne. Ah, capito, infatti guarda, adesso le mangia tutti. Perché Kratos non so riesce a mangiare? No. Oh, l'ho premuto giusto. Boss incredibile. Oddio. Dai, mi hai rotto a cazzo. No, ma un altro mi risucchia, porco due. Vabbè, tanto sono due e fai una alla volta con calma. Che te fresca. Annaccia la puttana! Ma è stato il set del film porno. Ma in che senso? Niente. Vabbè, raga, c'è. Manca poco. Eccola. E quando vedi cambi di telecamera, guarda sempre cosa inquadrano, che... Okay.
Che devo fa? Magia usata. Mannaggia la madosca! Però l'hanno pensata bene, perché sto boss ti lascia vita e magia quando scoppia, no? Quindi comunque anche sbagliando tu recuperi. No, non riesce a streamare perché ce l'ha su PS, dai, deve metterlo da PC. Quando lo metterà da PC lo potrà streamare, vabbè, la prima live. Madonna che tempistico. No, come ho preso. Troppo presto. In teoria sì, lo dovrebbe giocare tutto, sì. Preciso. Preciso. Che forte. Preciso. Però, cioè, preciso. Adesso dimmi, ti sembra invecchiato male, preciso, il combattimento? Preciso. Ma... beh, sì, un pochettino sì, è tutto uguale. Vabbè, ma adesso se all'inizio non è abilità non è nulla. Però dico come comandi, cioè non sono legnosi o cose. No, non sono legnosi, perché è invecchiato male? Infatti no. C'è l'unica cosa, l'ho toccata la piattaforma, vabbè. Sto buggato. Ah no. E mo? Preciso. adesso c'è il padre. C'è il padre o la madre? Vabbè, io però. No. Mannaggia la madre, cazzo, voglio romper culo a sta testa di cazzo. Se non sbaglio, parando non ti fa volare di sotto, però non mi ricordo. Beh, quando la magia soffia. Perfetto. Fondamentale la magia contro sto boss. Parando questo non lo pari. Poi non lo paro. No. Se ti vedo in difficoltà ti do qualche consiglio. Non t'ha preso non si sa come. Quindi la magia comunque c'è. Cioè, io riparando non cadi. Oh. Non so se è un bug o... è incazzatissima poi l'idra, no? Vedi che la magia comunque si fulla, no? Cioè, si... è fatto apposta, ok. Attenzione. Ma è caduto in testa! No, oh, è caduto addosso un'altra volta! Ma schiva! No, ho sbagliato tutti i tasti! Vabbè, ma che combo era poi? Mannaggia, ma devo sbagliare. No, se sale. Dai, prendi il cazzo. Ma come mi ridà la magia, scusa, ma che senso c'ha? Sì. Perché devi capirlo. Magari uno non lo capisce, non usa le magie. Io conosco uno che gioca e non usa mai l'abilità le cose. Chi è? Oh! Dai! Quando entra sto loop qua che non ti attacca, è una rottura di coglioni incredibile. Non lo prendo poi, vero? Cosa? Se fa la magia, magari quando è molto vicino, ma rischi. Cazzo, non c'è la magia. Vedi? Oh. Ok, ce l'hai adesso. Perfetto. Vai, 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 vai,
Ma era tutto calcolato? Sì. No, dai, non può essere. Non può essere premeditato. No, assolutamente. Il gioco muta in base a chi lo gioca e questa cosa se la succede solo se la fai così. Dai! Oh! Sputagli! Sputagli! E gli devi attaccargli il muso. No, con... No, quello invece l'hai presa. Però al limite, eh. Mannaggia la puttana. Dai, mordi scazzo! Diego! E non lo mordi! Ma come no, guarda. L'ha lavato! Oh. Ma stiamo scherzando? L'hai fatta incazzare, direi. Guarda tu la Madonna. Sì, 5 ore in teoria, però adesso metto il timer, vediamo, poi faccio il calcolo alla fine e do. Dai, che devo chiudere! Come devi chiudere? Sì. 31, Diego! Ma come si schiva poi? Se schivo non cado di sotto? No. Sì. Oh, l'hai presa anche quella combo wombo rombo. Combo. Avvicinarti di più, se non meno gli triggeri l'attacco, perché sei lontano dal tizio. Invece se ti avvicini magari si incazza. Vedi? Cioè il gioco sa che hai paura e quindi... Oh, c'è anche la magia. Niente. Non viene però. E perché adesso gli togli la vita? Oh, e dagli. Beh. Sputagli. Che devo fa? Cerchio. Da play. Su PC non c'è se non usi l'emulatore. Come 7 FPS? No, a me va bene. Sarà morto! Direi, c'ha un buchino nel cervello. Perché sono scoppiate le teste? Perché l'idra... Che ha parlato? Aiuto! Qualcuno mi aiuti! E tu eri andato a trovare... Dovevi prendere la chiave del capitano. Aiuto! Che gli dei mi aiutino! Eccolo lì. Grazie. Grazie agli dei sei tornato a prendermi. Non sono tornato per te. No! Vabbè, non c'è un appiglio per sci. Posso buttarmi? Tutto... Vai, buttati. Davvero? No, non credo tu possa nemmeno farlo. Prova, attenzione. Che bullo, grado sporco 2. Proprio un bullo delle medie. Ma perché lui sa... perché quello era un bastardo, dici?
Gli urli che vabbè, però Kratos prima... alla fine c'è una storia contorta, nel senso è stato un figlio di puttana, eh. Ma in realtà... mi... Beh, cioè, sì. Cioè, lui ammazzava la gente in guerra, quindi, cioè... Ho capito, ma pure i civili... È un generale dell'esercito, che deve fare? Forti che deve fare, deve scegliere. All'epoca sceglievi cosa? Di morire di fame? Non lo so. Ma sicuramente quando cazzo esce? Quando usi la cordicina. Appena la usi... Oh! Trofeo mezzo, vabbè. Ma il trofeo infatti non me l'ha messo. Ma che poi per platinarlo prima bisognava finirlo in modalità impossibile, incredibile. Eccolo lì. È vero, ammazzavi i civili, era proprio un fiodena. Va bene. Ma sì, ma quello capitava quando c'era la divinità guerriera. A posto. Siete bellissimi e fantastici, grazie Dashi. Questo gioco lo continuiamo, penso, lunedì.